In piena fase 2 anche le attività commerciali e le piccole e medie imprese del Vallo di Diano ripartono, dall'utilizzo delle nuove tecnologie nell'interazione con i clienti in generale ai cambiamenti indotti nei diversi settori dopo l'emergenza Covid e delle normali difficoltà dopo la ripresa. Domenico Morena di Mobili di Lillo ci parla del suo primo giorno di ritorno alla normalità. Fortunatamente noi nei mobilifici abbiamo tanto spazio a disposizione, quindi non viviamo il problema del distanziamento, quindi possiamo accogliere le persone tranquillamente. Nonostante questo, vedendo anche che la situazione è comunque molto delicata, abbiamo preferito garantire in primis la sicurezza dei nostri collaboratori e insieme alla sicurezza dei nostri clienti. Quindi accoglieremo la clientela in negozio tramite appuntamento, ma non solo perché grazie all'utilizzo della tecnologia riusciamo anche ad interfacciarsi con i clienti tramite delle videochiamate, quindi il cliente comodamente da casa sua può contattarci tramite i dispositivi elettronici, gli smartphone, i computer e visitare il nostro negozio da remoto da casa sua. Una persona in carne ed ossa le mostrerà tutto quello che sono le sue richieste, con tanto di visita dello showroom, di illustrazione dei cataloghi e dei progetti che andremo ad approntare insieme. Inoltre, sempre al fine di avvicinarci sempre di più alla clientela, ma cercando di evitare quanto di più i contatti per contenere i contagi, abbiamo intenzione anche di creare una sorta di vetrina virtuale, di uno streaming in diretta delle nostre giornate lavorative, grazie al quale le persone potranno vedere cosa stiamo facendo, quali progetti stiamo lavorando, farci delle domande in diretta ed avere una persona a disposizione come un assistente personale, un personal shopper, un consulente d'arredo direttamente a portata di smartphone o di computer. Da parte degli imprenditori, delle piccole e medie imprese, ci sono tante preoccupazioni. Come si comporta, la tua azienda in questo caso? Sì, Michele, le preoccupazioni sono tante perché noi siamo ormai destinati ad essere degli imprenditori di serie B, soprattutto al mezzogiorno, ma abbiamo visto con questa crisi, abbiamo visto che l'Italia, insomma, siamo veramente indietro. Non voglio parlare dei miei colleghi svizzeri o tedeschi che hanno ricevuto sovvenzioni subito dopo il primo giorno di lockdown, ma insomma io stamattina alla ripresa ho chiesto ai miei colleghi se avessero ricevuto la cassa integrazione, al quale noi abbiamo fatto giustamente abbiamo fatto richiesta, ma purtroppo nulla è arrivato ad oggi. Quindi da un lato siamo abituati ad essere trattati in questo modo dallo Stato e dall'altro lato però ne siamo consapevoli da tantissimo tempo, quindi per questo mio nonno mi ha sempre insegnato di tenere l'azienda con i conti a posto perché non si può mai sapere e quindi per questo siamo molto fiduciosi e insomma affrontiamo questa fase 2 con delle speranze, sperando di poter continuare questa attività che ormai è da 70 anni sul mercato. Qual è l'appello finale che vuoi fare non solo ai tuoi colleghi di settore, ma anche a tutti gli altri imprenditori del Vallo di Diano e soprattutto ai tanti tuoi clienti che in questa fase vogliono pur sapere, insomma, come devono comportarsi venendo presso il tuo showroom sempre tramite appuntamento? Sì, Michele, è molto semplice, sono le regole basilari per cercare di contenere al minimo i contagi e cercare di sconfiggere questo virus. Quindi purtroppo la stretta delle mani ormai ce la possiamo scordare, sarà difficilissimo per noi, però dobbiamo abituarci. Cercheremo di mettere in atto la sanificazione tra un cliente e l'altro, quindi questo è molto importante. E invece per quanto riguarda, ma questo so già che i nostri clienti sono persone estremamente responsabili, quindi non mi voglio dilungare assolutamente su questo fatto. Abbiamo tutti a cuore la salute, sappiamo quanto è importante. Ai miei colleghi commercianti voglio
alle sfortune che ci derivano dal governo, dalla cattiva gestione, dalle tasse, non ci pensiamo, pensiamo alla nostra situazione microeconomica, pensiamo a come noi possiamo risollevare le sorti delle nostre aziende, come possiamo farle prosperare e come possiamo servire al massimo i clienti, perché la sfida più grande adesso sarà quella di mantenere un servizio al cliente altissimo nonostante tutte le restrizioni. Questo ci potrà aiutare, questo ci potrà far superare questa fase senza difficoltà.